come teoria ufficiale quella che ti insegnano ancora oggi a scuola per carità eh, si parte già dal presupposto che a scuola ti insegnino eh, quelle che sono verità scientifiche il che è palesemente non vero però eh, a parte questo dettaglio diciamo ehm, parliamo della teoria dell'evoluzione della specie di darwin mm. innanzitutto questa teoria non risponde a uno dei punti che tu hai sollevato: l'origine della vita, perché la teoria dell'evoluzione di Darwin parte dal presupposto che la vita esistesse e si è evoluta. Ma non spiega come la vita è nata, non viene mai affrontato questo tema. Cioè si parte da un, qualcosa, da un motore già acceso che poi si è evoluto. E, ma anche concentrandosi semplicemente sull'evoluzione che dai primi ha portato al sapiens quella teoria è eh, fragilissima direi sconfessata e non è che è sconfessata oggi fu sconfessata da uno dei suoi due coautori che è appunto sì, eh, Alfred Russell Wallace che non si studia a scuola per motivi molto Uh, semplice una volta che si capisce il personaggio uh, a scuola noi studiamo Darwin e la sua teoria dell'evoluzione della specie è vero che Darwin è colui che ha scritto il libro ma per sua stessa voce eh, diciamo Alfred Russell Wallace eh, aveva sviluppato le stesse esatte teorie insieme a lui per cui lui stesso, lo stesso Darwin lo definisce coautore per cui non sono mie parole. Beh, la teoria dell'evoluzione della specie è stata pubblicata in piena epoca vittoriana, nel 1859, e nel 1870 Wallace eh, esce con un articolo che sconfessa in pieno quella che era, ripeto, a tutti gli effetti la sua teoria, quindi non era un debunker, era qualche duno che sostanzialmente ha detto scusate, mi sono sbagliato e Pubblica un articolo che si chiama I limiti della selezione naturale quando sono applicati all'uomo. Quindi, sostanzialmente 11 anni dopo l'uscita della teoria dell'evoluzione della specie, Wallace la demolì eh, con argomentazioni scientifiche eh, che fecero non poco arrabbiare Darwin, ma alle quali Darwin non seppe controbattere. Proprio perché erano delle solide evidenze che quella teoria dell'evoluzione della specie. Si poteva forse, forse, applicare al resto della biologia, o a sta grande parte della biologia, ma neanche questo è vero, ma non si applicava senz'altro all'uomo. Wallace eh, in questa analisi non, non la toccò piano, giusto per capirsi, perché non soltanto sconfessò la teoria, ma squarciò, mh, diciamo, questo velo di oscurità che, eh, a questo punto avvolgeva le origini dell'uomo dando qualche indicazione su quella che poteva essere una teoria alternativa. E le sue indicazioni furono abbastanza pesanti e credo anche uno dei motivi per cui di Wallace non ne sentiamo parlare a scuola. Lui notò mh, nelle caratteristiche dell'Homo sapiens le chiare indicazioni di un progetto. Le chiare indicazioni di un piano, di un disegno fatto a tavolino, come se l'uomo fosse stato disegnato da una mano esterna, intelligente, eh, in un certo modo che eh, non era quello che avrebbe fatto la natura, in maniera, eh, diciamo, naturale. Quindi, Wallace parla di un uomo che è il risultato di un progetto artificiale e si spinge a parlare di una. Mano intelligente dietro al progetto dell'uomo, si spinge a parlare proprio di eh, progettisti che sono alla base del disegno del progetto Homo Sapiens. Questo nel 1870, è un qualche cosa che se noi oggi ne parlassimo non in questo canale, ma in televisione, avremmo tacciati di essere degli ufologi, dei seguaci, sì, sì. eccetera. Ne parla Wallace nel 1870. Da allora ad oggi la scienza ha fatto dei progressi infiniti, soprattutto la tecnologia ha fatto dei progressi infiniti e tutti quei progressi non hanno fatto altro che confermare quelle che erano le sue solide deduzioni scientifiche. Chiaramente non sappiamo di chi fosse quella mano intelligente, chi fossero gli ingegneri dietro a questo progetto, ma sempre più oggi quando si sentono parlare biologi, quando si sentono parlare, antropologi parlano di queste tematiche, poi magari lo fanno in codice, non usano una terminologia particolarmente esplicita perché il mondo accademico è refrattario e tenderebbe a isolarti, ma eh, queste evidenze che Wallace portò all'attenzione del mondo, ripeto, facendo arrabbiare non poco Darwin, sono più che mai confermate. Di più? Eh, di più non si può dire, se non che eh, tutti i miti eh, tutte le leggende sulla nascita eh, dell'Homo Sapiens sono assolutamente allineate con questa versione. Quindi parlano di eh, divinità, parlano di maestri, parlano di Anunaki, parlano di Neteru, parlano di Elohim che eh, parlano di vigilanti che sono alla base della eh, creazione dell'uomo. Quindi qui c'è il paradosso veramente incredibile. Colui che nasce evoluzionista come Wallace a un certo punto diventa creazionista. Chiaramente è un creazionismo non di matrice religiosa, eh, ma pur sempre di un creazionismo si tratta. Quindi qualcuno che ci ha creato, fra virgolette, in laboratorio. Ok. Adesso mi viene subito in mente una domanda che proprio riguarda Wallace, nel senso, allora, ok, giustamente non, non, non l'ho mai sentito io in un libro di, di, di storia scientifica scolastico, o comunque insomma. C'è un motivo, c'è un, un motivo che non l'ho mai sentito. Esatto. È, ce n'è mai... più di uno, poi magari avremo modo di parlarne ma. Esatto, uno no. è questo, perché tu puoi immaginarti nel 1870 una persona che dice che c'è uno spirito intelligente dietro il progetto Sapiens, cioè eh. il tipo di bordello che avrebbe creato. Sì, Poi ce n'è la... un altro che è più, è più, sta più nascosto nel binomio società-scienza, eh, che purtroppo è un binomio che oggi... Eh, salta all'occhio per motivi antipatici. Cioè, sto parlando di utilizzare la scienza o presunta tale per giustificare una società, magari non propriamente corretta, no? non così facile da accettare. Quindi si forza il popolo ad accettare una società ingiusta in nome della scienza. Ecco questo è il secondo motivo per cui. Darwin non è sparito e Wallace è stato destinato all'oblio, ma diciamo ne possiamo parlare poi se hai voglia dopo. No, ma già che ci siamo possiamo anche affrontare il discorso adesso, così riusciamo a concluderlo. Ma poi immagino anche che ci sia stato un, diciamo, anche un motivo diciamo, legato alla storia religiosa, perché se non sbaglio, in quegli anni la scienza ci stava affermando dopo anni e anni diciamo, di combattimento contro la religione, e dopo questo viene qui che gli dice, no ragazzi ci siamo sbagliati, torniamo un passo indietro, effettivamente c'è qualcuno che poteva averci creato. Quindi c'è anche il discorso della Chiesa che va, che la, la lotta alla Chiesa può sì, essere un deterrente. Però io ho spiegato anche eh, nelle mie parole che, attenzione, che Wallace chiaramente non sta parlando di una divinità a capo del progetto Sapiens, lui sta parlando di altri esseri intelligenti dell'universo e questo lo scrive nero su bianco. Per cui Wallace era creazionista ma non creazionista nel senso religioso, no? il grande dibattito è sempre stato, i religiosi erano creazionisti nel senso che è stato Dio a creare l'uomo, mentre gli evoluzionisti hanno detto che è la natura che ha plasmato con l'evoluzione naturale l'uomo. Bene, eh, Wallace si è convertito alla sua versione del creazionismo. Perché lui dice: Sono stati degli altri esseri biologici intelligenti. Quindi, chi non lo so, un'altra razza, lui mm -hmm. parla di un, di, un, di un qualcuno che abita l'universo. Quindi, la sua visione, probabilmente, era di qualcuno che è arrivato dall'universo. Però sto interpretando un pochettino, ma neanche troppo, le sue parole. Ma. Potrebbe essere anche un'altra razza terrestre che ha creato, creato l'Homo Sapiens. Questo non lo sappiamo, ma non stiamo parlando di una divinità. Quindi è un creazionismo biologico e non divino. Questo è importante da comprendere. Quindi, se vuoi, abbiamo tre versioni a quel punto: cioè abbiamo quella evoluzionista darwiniana, okay. quella creazionista di Wallace e quella creazionista religiosa. Quindi, Lascio a voi scegliere quale. Ce ne, sono ce ne basterebbe una. Delle queste. tre carte era la migliore. Esatto. Ma allora la prossima domanda che mi viene in mente è forse scontata. Quindi, ok, ma questa teoria, questo, diciamo, cambio di bandiera repentino di Walla su quanto riguarda il creazionismo, cioè quindi l'idea di creazionismo inteso appunto non religioso ma da parte di intelligenze extraterrestri o forse terrestri ma più avanzate questi sono dettagli riuscirebbe effettivamente a spiegare magari con qualche esempio delle appunto, delle presunti falle che la teoria evolutiva di Darwin ha per spiegare l'evoluzione dell'uomo cioè riuscirebbe a tappare queste falle <coughs> Beh, mi verrebbe da dire che se uno avesse la mente aperta, sì, perché no, eh, però attenzione, non ci sono delle prove eh, a sostegno di quello. La verità è che quello che Wallace ha fatto ha demolito la teoria dell'evoluzione darwiniana, ma non ne ha costruita un'alternativa. Come ripeto, ha squarciato il velo di ospite, cioè ci ha detto in quale direzione guardare, ma lui non, ha, non aveva chiaramente le prove. Lui ha dimostrato scientificamente, e questo eh, dirà, diciamo che poi dopo è stato semplicemente confermato. Più la tecnologia è evoluta e più è stata confermata questa cosa, lui ha demolito la teoria darwiniana. E l'ha demolita con delle banali osservazioni delle caratteristiche innaturali eh, dell'unicum sapiens, dell'unicum umano. Quindi sottolineo questi due punti: uno, innaturali nel senso che l'uomo ha sviluppato delle caratteristiche fisiche che la natura non avrebbe mai selezionato in maniera positiva. Cioè la teoria dell'evoluzione sostanzialmente si basa sul fatto che la natura seleziona quelle caratteristiche di un animale che sono più adatte all'ambiente in cui vive e quindi lo portano a una più elevata probabilità di sopravvivenza rispetto agli altri diciamo col passare dei milioni di anni questo ti fa evolvere in una specie diversa per esempio da una scimmia diventi un sapiens ecco queste, queste caratteristiche positive che ha l'uomo rispetto per esempio a sua sorella scimmia sono tutt'altro che favorevoli nello sviluppo in natura anzi alcune di queste caratteristiche avrebbero dovuto penalizzarci al punto da estinguerci faccio un esempio banalissimo le difficoltà che ancora oggi ha la donna a partorire un sapiens mm. per il restringimento del bacino e per l'enorme testa che il sapiens ha sviluppato portano il sapiens, nonostante la moderna medicina, a essere uno degli animali del pianeta col più, ta col più alto tasso di mortalità alla nascita. Questa è una caratteristica che in natura dovrebbe selezionare negativamente immediatamente la specie. Cioè dobbiamo pensare che una donna umana, in condizioni normali, senza assistenza, eccetera, nella stragrande maggioranza dei casi non riuscirebbe a partorire da sola. Mm. Qualunque altro animale è in grado di partorire da solo. Quindi, questa è una di quelle caratteristiche che mina la sopravvivenza di una specie, non che la porta a evolversi. Questo in nome del bipedismo, per esempio, o piuttosto in nome, in nome di un cervello gigantesco che ci comporta una scatola cranica enorme che non passa più dal canale eh, diciamo, della donna, che a quei tempi non serviva a nulla, perché di avere un cervello che risolve delle equazioni di secondo grado, eh, sì. quando, quando quello che a te serve per sopravvivere è saper accendere un fuoco. È Mossare una pietra per fare una lancia non se ne faceva niente. Quindi la selezione naturale non lavora per, eh, per eh, diciamo far nascere l'uomo del futuro. Lavora per far nascere l'uomo che in quel momento, in quell'ambiente, si adatta al meglio e soprattutto per sopprimere tutto ciò che lo penalizzerebbe. Noi non saremmo potuti essere il risultato di quell'evoluzione. Ma ci sono tantissime altre caratteristiche. La più comune che viene citata Insomma, tu mi sembra che sei vestito come io sono vestito e se noi avessimo adesso qua il cagnolino in braccio, la scimmietta, eccetera, nessuno dei due sarebbe vestito, ma non sarebbe vestito perché loro non hanno bisogno di vestirsi e noi abbiamo bisogno di vestirci. Allora, perché noi abbiamo perso una caratteristica che fra l'altro ci avevamo già come la pelliccia che ci proteggeva? E siamo stati costretti poi a rubarlo agli altri animali o a fabbricarcela. Cioè, dov'è il vantaggio di aver perso questa pelliccia? Perché ci crescono i capelli e alla scimmia non crescono i capelli? Tu prova a immaginarti, Dennis, 300.000 anni fa, quando è comparso Sapiens, che stai scappando nella savana piena di cespugli, eccetera, inseguito da una tigre dai denti a sciabola che popolava tutto il pianeta insieme alla megafauna inferocita. Se tu avessi avuto i capelli lunghi un metro e mezzo perché non trovavi un barbiere aperto 300.000 anni fa, cioè qual era il vantaggio di avere dei capelli che si ingarbugliavano in qualunque cespuglio o che diventavano diciamo, l'habitat ide ideale per ogni tipo di parassita, eccetera? Era anche perché? possibile nuotare, ad esempio, poi sapevo anche attraversare Mi più. Mille altre, Ripeto, queste sono tutte eh, una serie di constatazioni semplici, se vuoi che fece Wallace e che lo portarono a dire l'uomo è un essere inadatto all'ambiente, è un essere che non si sarebbe mai potuto sviluppare semplicemente in base alla selezione naturale e tra l'altro poi fa un passo ulteriore e dice quelle caratteristiche che si sono sviluppate nell'uomo sembrano essere il risultato di un progetto per l'uomo del futuro, quindi per un uomo, per una società per esempio stanziale, agricola, sviluppata, che sviluppa la civiltà, che sviluppa concetti come la matematica, eccetera. Quindi per un, 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 un animale progettato per il futuro, ma di nuovo questa è una cosa che la natura non fa, la natura non fa progetti per il futuro, la natura seleziona l'animale più adatto per il momento, per il presente. Chi fa progetti per il futuro è una mente intelligente, quindi tutto questo portarono Wallace a dire che noi siamo il risultato di un progetto. La moderna tecnologia, in particolare la moderna genetica o biologia, ha, direi, straconfermato tutto, tutte quelle che erano le intuizioni di Wallace. Ora, quello che manca è, va bene, quindi se non era l'evoluzione, che cos'era? Ok, e a tal proposito, allora adesso qui ovviamente usciamo completamente fuori da quello che la scienza, la biologia moderna può, può comprendere, magari ci può, può dimostrare e facciamo un passo veramente nel passato, un tuffo, un tuffo gigante nel passato e la prossima domanda che mi viene è scontata. Ma quindi, sempre rimandando nelle ipotesi, è possibile fare delle corrispondenze effettivamente proprio su quello che ci dicono? praticamente la maggior parte di tutti i miti antichi per quanto riguarda la genesi umana, che effettivamente, prendiamo i sumeri che parlano degli annunaki, che sicuramente è più famoso, cioè, quindi è, è davvero possibile considerare gli annunaki come delle, diciamo, il possibile soggetto di questo interventismo creazionista oppure no? Beh sai, eh, questi sono fra l'altro gli argomenti proprio di progetto Sapiens, mm. Le conferenze che sto facendo adesso, beh, guarda dunque, proviamo a ragionare per assurdo. Abbiamo prendiamo i capelli e un'altra caratteristica che tu hai ben messa in mostra è la barba, no? Cioè, tu non hai mai visto una scimmia con la barba lunga o i capelli lunghi perché non li Ora no. <ride> Siamo gli unici primati di quelli esistenti che hanno questa caratteristica particolare unita a delle altre caratteristiche. Per esempio, non abbiamo la pelliccia. Ora, se tu fai mente locale e pensi alle rappresentazioni artistiche degli Anunnaki, sì. quelle che abbiamo trovato in Mesopotamia, abbiamo trovato in Turchia dove avevano un nome diverso, ma comunque erano sempre loro, chiunque sia stato al British Museum o ancora meglio, io ho avuto la fortuna di andare all'Ermitage a San Pietroburgo, che è un museo fantastico, cioè almeno una volta nella vita chi si interessa di queste cose deve andare a San Pietroburgo a vedere l'Ermitage. Bene, due di quelle caratteristiche che saltano immediatamente all'occhio di chiunque guardi una loro rappresentazione artistica sono queste barbe foltissime, lunghissime, curatissime e dei capelli anch'essi molto curati, molto, molto lunghi, mai, mai corti. Quindi loro, gli Anunnaki, che nei miti si definiscono essere i nostri creatori, in realtà non proprio i nostri creatori, loro nei miti Anunnaki, nei miti mesopotamici, nella Trasis, nella Numa Elish, viene descritta la creazione dell'uomo. Cioè c'è scritto che l'uomo è stato creato e c'è scritto che è stato preso un essere, un omidide esistente e su di esso è stata calata, avvolta l'immagine degli dèi e eh, che quindi eh, diciamo questo essere, che veniva chiamato Lulu Amelu, il lavoratore primitivo, era fondamentalmente come loro, era fatto a loro immagine e somiglianza. Queste precise parole sono scritte nei miti sumeri, poi chiaramente sono stati copiati, ricopiati, mm -hmm. eh, diciamo nella Genesis ebraica da cui poi dopo deriva quella cattolica e ortodossa. Quindi loro ci raccontano quello che tutti ovviamente prendono come un mito, però nell'ottica, alla luce di quello che ho detto, beh, mito neanche troppo, perché se uno lo prende letteralmente spiegherebbe per filo e per segno cosa è stato fatto. Per quello abbiamo i capelli, per quello abbiamo la barba, ne posso aggiungere degli altri, eh, si trova nella Bibbia, nell'Antico Testamento sempre quando i servi si eh, recavano al cospetto di Yahweh, che ricordo essere un Elohim, e gli Elohim erano, diciamo, erano sì. eh, beh, insomma, sono sempre loro, ok? Eh, sempre loro sono. Um, beh, si specifica molto bene che eh, le persone che arrivavano a contatto o a distanza ravvicinata da Yahweh, Dovevano essere rigorosamente depilate e il loro corpo doveva essere cosparso di tutta una sostanza oleosa per avere la pelle il più possibile liscia. Quando è nato, quando è nato Noè e eh, il padre di Noè eh, nel, nel libro apocrifo di Enoch dove si descrive la nascita di Noè. Insomma, fra le varie caratteristiche che vengono evidenziate di questo pargolo che nasce, vi è una pelle liscia e candida, come un bocciolo rosata, come un bocciolo di rosa. I capelli rossi, gli occhi azzurri, chiari, questa è la descrizione. Di fronte a un bambino con tali fattezze, la reazione del padre è invece di fare un sorriso, è di fuga verso il nonno Matusalemme. Eh, saggio, in preda al panico, urlando al nonno, mi è nato un figlio strano, assomiglia ai figli degli dei, è come loro. Quindi ci conferma proprio che questi dei, questi Elohim, questi Anunnaki, eccetera, casualmente avevano quelle caratteristiche strane che noi ritroviamo nell'uomo. E casualmente loro ci dicono che noi siamo fatti a loro immagine e somiglianza. Quindi, boh, tu mi hai chiesto prima: la versione alternativa torna, si incasta. Mm. Certo, basta avere un po' di mente aperta, ma si incasta perfettamente. Ok, allora adesso questa è una domanda un po' provocatoria, perché adesso mi fingo il debunker della situazione, che non sono. Però, nel senso, perché questa è una domanda che veramente. È benvenuto okay, che veramente. Appena io vado, perché un po' giustamente viaggio, vado a vedere un po' di video, insomma, nei commenti c'è il debunker della situazione per spiegare questa, diciamo effettivamente, diciamo che a, a logica sembrano incastrarsi tutti i pezzettini, però a priori, perché il debunker deve smontare tutto per suo partito preso, ti dice: Ok, ma. Se è vero che c'è stata questa razza di alieni che è venuta sulla Terra e ha fatto queste opere, significa che doveva avere una tecnologia avanzata o comunque estremamente superiore a quella che esisteva già sulla Terra, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi, se questi Anunnaki, Elohim, chiamiamoli come vogliamo, avevano queste tecnologie, perché non potevano creare, ad esempio, dei robot o degli automi e hanno dovuto per forza perdere tempo nel fare questi interventi di ingegneria genetica? Se tu sei un, un contadino del che ne so dell'Amazzonia del Borneo di queste zone selvagge mm. e devi arare un campo, cosa fai? Costruisci un trattore o fai accoppiare un cavallo con un asino e fai un mulo? Giustamente, io ho già risposto. Poi sì. Sei, sì, no. io sapere... ho capito. Io lo posso anche spiegarla un pochettino meglio. Spieghiamo perché magari c'è qualche debunker <ride> che non capisce quindi <ride> che ci guarda. Eh, chiaramente dipende dalle circostanze in cui ti trovi, no? Cioè, voglio dire, non è detto che la soluzione più sofisticata e tecnologicamente più avanzata sia sempre la soluzione ideale. Dipende dal contesto. Se mi trovo nel mezzo dell'Amazzonia e non ho accesso alla moderna tecnologia Sapiens che c'è in tutto il mondo civilizzato, ma io, porca miseria, in quel momento sto nel mezzo dell'amazzonia e non lo, so, non lo posso comprare un trattore, tantomeno lo posso costruire anche se sono un ingegnere e devo erare un campo, e cosa faccio? Faccio accoppiare un cavallo con un asino e faccio il mulo o un, un bue, insomma, uso la soluzione più semplice che, che ho. Quindi eh, questa è la risposta, non bisogna confondere l'avanzatezza della tecnologia con le circostanze o con la diffusione della tecnologia, per esempio. Un'altra delle domande che spesso si fa è Vabbè, ma perché, scusa, eh, non usavano tutti questa tecnologia allora? Beh, ma per il semplice motivo che, tra l'altro questo si capisce molto bene leggendo questi testi, non era una tecnologia diffusissima, non dobbiamo confondere l'avanzatezza della tecnologia con la sua diffusione. Noi oggi siamo confusi perché tutti abbiamo uno smartphone in mano e all'interno di quello smartphone c'è una tecnologia avanzatissima che solo vent'anni fa era a disposizione forse, forse dell'elite militare in alcuni laboratori, oggi ce l'abbiamo in mano tutti per 150 euro di costo. Ecco, non è detto che fosse così allora, cioè, lo ritroviamo scritto in tanti testi, nello Zenda Vestra, lo troviamo scritto nell'Antico Testamento, c'erano delle punte di tecnologia avanzata, come il Kavod di Yahweh, ma che non avevano tutti, perché quando Mosè chiede a, a, a Yahweh sul Monte Sinai di mostrargli il suo Kavod, quindi il suo oggetto volante, meccanico, perché questo è il significato della parola Kavod, dopo che l'abbiano tradotto con gloria di Dio, vabbè io posso tradurre qualunque cosa come voglio, certo. eh, se poi la gente mi crede, ben, siano i benvenuti, ma se si legge eh, la Bibbia ebraica c'è scritto Cavod e se si legge, come ci ha insegnato Biglino, la eh, descrizione di quei termini, eh, quel termine significa un oggetto che sposta le masse d'aria, un oggetto meccanico che si muove in un turbine, quindi tutto tranne che la gloria di Dio. E in effetti così si spiegano molto bene i sogni di Ezechiele, eccetera, che chiaramente descrivono degli oggetti meccanici. Cioè, Ezechiele descrive un, un globo di cristallo su un oggetto metallico al cui interno c'era un trono. Cioè, sta descrivendo la postazione di guida sotto sì. nel cockpit, sotto un coso, altro che cioè, descrivere la gloria di Dio. Bene. Se noi ragioniamo così, eh, Yahweh, per esempio, quando Mosè gli chiede di mostrargli la sua, il suo cavolo, gli dice, sì, guarda, adesso non ce l'ho, stai qui che domani te lo porto e te lo faccio vedere. No? Allora, ci sono due punti fondamentali qua. Uno, perché Mosè glielo chiede? Mosè glielo chiede perché dice, io mi faccio ammazzare con tutta la mia tribù per conquistare i tuoi territori. Ma tu che dici che mi supporterai, voglio vedere come mi supporti. Cioè, fammelo vedere, questo... F16 che sai, che poi dopo mi dà una mano perché non l'ho ancora visto, lo voglio vedere, non ci credo. Qui Mosè era un po' come San Tommaso. E Yahweh non gli dice, Guarda, ce l'ho qua in tasca la gloria di Dio. Leggio, aspetta, che domani quando torno te la faccio vedere. però stai dietro il sasso perché se mi guardi diretto ti ammazza la gloria di Dio, ti ammazza e io non ci posso fare nulla. Quindi queste sono le spiegazioni. E... È un po' come se Elon Musk andasse su Marte con lo SpaceX a terra e quindi è arrivato su Marte con il massimo della tecnologia umana possibile, la SpaceX. No? un'impresa fantastica, incredibile. Se però quando è atterrato deve fare una piattaforma su cui piantare, su diciamo la prima, eh, il primo habitat su cui fermarsi. Non è che quella piattaforma la fa in acciaio, inox, piastrellato o in cemento armato, eccetera, nonostante che sia una tecnologia alla nostra portata, perché la usiamo per costruire il mondo. Ma perché non lo fa così? Perché in quel contesto marziano, nonostante che lui abbia a disposizione il massimo della tecnologia umana, lo SpaceX, non ha a disposizione la banalità di un po' di cemento e un po' di ferro, per fare un muro, quindi probabilmente raccatti due pietre su Marte, sbadili un po' di terra marziana fai una piattaforma come si faceva qua 200 anni fa e la tenda la piazza di sopra quindi sono quelle obiezioni che già da sole non stanno in piedi e tieni presente che io rispetto il ruolo dei debunker perché il debunker è il fondamento dell'approccio scientifico cioè la differenza tra l'approccio scientifico e l'approccio dogmatico è che l'approccio scientifico si basa sulla critica, costruttiva, ovviamente. Cioè la parte bella dell'approccio scientifico è che deve essere criticato, deve essere challenge, sfidato. Altrimenti non è approccio scientifico, altrimenti è un dogma, te lo dico io perché sono l'esperto di virologia, per cui tu devi fidarti di quello che ti dico io. Te lo dico io perché sono l'esperto di astronautica o di fisica, eccetera. No, quella non è scienza, quella è l'opinione di uno che si definisce uno scienziato. Scienza è ciò che risponde all'approccio scientifico. Questa roba l'abbiamo un po' persa, come dicevi tu all'inizio. Concordo oggi assolutamente. E la con l'H. Con l'H no? finale, sì, oppure la mm. scienza senza I, tipo scienza. <ride> no, davvero siamo A me avvi... hanno insegnato l'approccio scientifico e non faccio altro che... Che usare quello che l'accademia mi, mi ha insegnato, se poi dopo qualche duno non lo fa, boh, è una questione sua, non mia. Concordo appieno, sono cose che argomenti che se, cioè, sono modelli concettuali. Che secondo me ogni persona dovrebbe avere, specialmente i, questi, quelli che si fanno chiamare scienziati. Ma a quanto pare i scienziati sono i primi che ultimamente non lo usano più, quindi insomma, avranno, do, dobbiamo trovare un nome diverso da dare a questi individui. Quindi, il, 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 il bello problema... è che, come, come mi capita spesso di dire, la vera scienza è quando tu metti dieci. Fisici intorno a un tavolo a discutere di un argomento escono fuori otto visioni diverse, al punto che questi si prendono a sberle e, e, cioè, e scorre il sangue. Quella è la vera scienza, quella dove sono tutti d'accordo e seguono tutti il pifferaio magico, diffidare, diffidare pesantemente, farsi delle domande. E a proposito di farsi delle domande, allora direi di concludere questa affascinante nostra intervista, con forse quella che è la domanda, che, ovviamente, questa la fanno anche i debunker per cercare di dimostrare che non è mai successo niente. Però a volte ci può anche stare che una persona magari che ha una mentalità più aperta, lo faccia semplicemente per curiosità, perché effettivamente è una cosa che non si comprende: del tipo, ok, se nel passato c'erano tutti questi queste attività che erano intense, tipo praticamente Mosè vedeva questo Anunaco Elohim tutti i giorni come il suo popolo, insomma, quindi era una cosa che accadeva molto di frequente, il fatto di poter vedere qualcuno di loro sulla terra faccia a faccia. Quindi, se, se erano così attivi nel nostro, nel nostro passato, perché adesso? O sono spariti, oppure se non sono spariti, non si fanno più vedere, escludiamo i contatti con l'elite globale di nascosto, queste cose qui. Dico nel quotidiano alle persone comune: perché tra virgolette sono spariti dalla faccia della terra? Beh, qua posso darti la mia opinione, sì, sì. Qui, ho, qui, diciamo, ultima domanda aperta. Opinione personale: Beh, innanzitutto, guardiamo i fatti perché noi conosciamo. La cronologia di questa scomparsa, no? cioè sappiamo che loro, gli dèi, camminavano in mezzo a noi, questa è la frase classica che sentiamo mm -hmm. dire, eh, sappiamo che questo ha continuato ad essere vero direi anche in epoca romana. Eh, ma sappiamo anche che c'è stato un momento di svolta in cui la loro presenza in mezzo agli uomini ha cominciato piano piano a eh, diventare sempre più sporadica fino a eh, sparire del tutto e questo momento è iniziato diciamo con la... 2000 anni prima di Cristo, sostanzialmente con la catastrofe che è successa a Sumer. Da lì in avanti c'è stato un cambio di registro, un cambio di registro che ha visto ovviamente dei passaggi graduali, perché questi signori si sono dapprima ritirati nel loro recinto dei loro templi e quindi concedevano eh, solo udienze eh, in occasioni speciali, si facevano vedere solo in occasioni speciali e si sono cominciati a circondare di quella che è oggi la classe sacerdotale, quindi sostanzialmente una classe inizialmente di servitori e poi di portavoce, quindi di persone che parlavano per conto del, del potente, del, del vigilante, del guardiano o della divinità, come chiamiamo noi. Il secondo passaggio è stato poi quello che per esempio ci descrive molto bene eh, Giuseppe Flavio, con la presa di Roma da parte dei Romani. No? Quando dice di Gerusalemme, dice, forse intendeva scusa di Gerusalemme, sì. Sì. Eh, sì. Quando, sì. quando dice che se non fosse, che sono insieme a persone notabili, degne di fiducia, di rispetto, che confermano, senterei io stesso a credere a quello che vedo: i cieli sopra Gerusalemme sono pieni di camere celesti. Mm -hmm. Cioè, insomma, Giuseppe Flavio è uno che è un rispettato storico ebraico eh, che viveva a Roma e che non si è mai convertito, fra l'altro al cristianesimo, dif differentemente da quello che si racconta. Quindi lui ci dà questa visione molto forte e ci dice anche che si udì, eh, diciamo, nelle camere del Tempio dire eh, noi ce ne andiamo, qua non vogliamo più stare, non ci possiamo più stare. Quindi diciamo che questi signori a un certo punto si sono ritirati anche dai loro templi e in quel momento sono comparse, diciamo, le, le loro effigi, sono comparse le statue delle varie divinità, no? Quindi c'era sempre un potere sacerdotale che parlava per conto loro. Quindi, evidentemente loro tiravano ancora le fila, ma non più in prima persona, e poi c'era. Diciamo, la rappresentazione della divinità che è rimasta, da lì il passo alla religione è brevissimo, è facilissimo. E poi dopo c'era la parte politica, eh, la parte politica che erano i regnanti umani che eh, governavano eh, in loro nome. Se tu ci pensi ancora oggi, ogni eh, re che esiste ancora oggi nella nostra società governa in nome di Dio. E guarda che eh, quel governare in nome di Dio deriva da lì, da quello che ti ho descritto io, non, deriva, non è una cosa moderna, è una no. roba che affonda le sue radici allora, dai primi regnanti umani che si sono sostituiti ai semidei e che a loro volta si erano sostituiti mm. agli dei. Quindi questa è l'evoluzione, perché questa cosa è successa? Provo a lanciare un'idea e l'idea mi viene dall'Antico Testamento. Mi viene dall'episodio del giardino dell'Eden. Nell'episodio no? del giardino dell'Eden c'è una divinità raffigurata col simbolo del serpente, una divinità che viene descritta in maniera malvagia semplicemente perché chi la descrive è diciamo l'altra fazione, è quella enlita, mentre quella divinità era eh, la famiglia enchita quindi la famiglia degli scienziati Anunnaki, non a caso il serpente nel caduceo è ancora oggi il simbolo della medicina, il simbolo della scienza, no? Sì, del sapere, serpente, della conoscenza, insomma legato a tutto questo, sì. Bene, il serpente cosa dona a, ad Eva? Beh, Il serpente dona ad Eva eh, il dono della conoscenza, dove per conoscenza, uno dice ma che è questo dono della conoscenza? La conoscenza, e si capisce molto bene leggendo qualche parola in più dell'Antico Testamento, per conoscenza si intende la capacità riproduttiva. Quindi la conoscenza, la coscienza della propria capacità riproduttiva. Infatti poco dopo eh, Eva disse che io conobbi di nuovo mh, Adamo e nacque eh, Caino o Abela, adesso non mi ricordo più. Quindi proprio c'è l'utilizzo del verbo conoscere in chiave sessuale riproduttiva. Quindi che cosa aveva donato? Aveva donato la capacità di riprodursi. E fu proprio questo, secondo me, a determinare l'evoluzione nell'approccio di controllo diretto delle masse umane con un controllo invece indiretto. Perché, se tu ci fai caso, come Dio, Enlil, maledice Eva quando... Quando eh, si rende conto del peccato originale, quindi si rende conto che ha ricevuto il dono della conoscenza. Non le dice ma vai a morire ammazzata! Ti possa sbranare una, una tigre dai denti a sciabola o tu possa bruciare all'inferno. No, gli dice tu partorirai con dolore. Cioè non è questo forse un messaggio chiaro, evidente che ci arriva di quello. In altri testi alternativi a quello all'Antico Testamento, ma più originali perché l'Antico Testamento viene copiato da questi testi, si dice che Enlil non poteva più sopportare il brusio della moltitudine umana. Quindi si sta passando al messaggio che il problema fosse la capacità dell'uomo di riprodursi in maniera indiscriminata, selvaggia. Quindi il terrore di questa classe dirigente, che era sì tecnologicamente avanzata, sì scientificamente potentissima, ma erano pochi, molto pochi. E noi sappiamo che ancora oggi il terrore delle dittature più spietate è proprio quello che la massa si unisca mm -hmm. perché l'unione fa la forza. Quindi, in quello, secondo me c'è la spiegazione del cambio di tattica. Eh, loro capirono che non erano più in grado né con la tecnologia né con la forza di controllare questo Lulu a Melu che avevano creato, e quindi inventarono delle cose più subdole, come, per esempio, la religione che ha funzionato per duemila anni. Cosa meglio di un Dio che ti vede, ti osserva, ti ascolta in qualunque momento, anche se non è presente, ascolta perfino i tuoi pensieri, e alla fine dei due giorni, cosa di cui tu sei terrorizzato, perché tu sei terrorizzato dalla morte, deciderà se donarti la vita eterna o meno, a secondo che tu abbia rispettato i suoi dettami quale migliore strumento invenzione di marketing eh, si poteva fare infatti ha durato per 2000 anni e come vedi in Medio Oriente sta ancora funzionando abbastanza bene solo qua che sta perdendo presa però guarda che è stata un'idea fantastica fantastica Beh, se c'è anche qualcos'altro di fantastico è sicuramente questa intervista qui che è stata eh, molto affascinante. affascinante no, davvero, credo che sia stata una delle interviste più affascinanti che abbia mai fatto su questo canale, perché abbiamo fatto dei ragionamenti che sono semplici, che nel senso che non hanno bisogno di c'è cioè bisogno di essere laureati in antropologia per capire che, ad esempio, la tiro di Darwin non sta in piedi sull'uomo, quindi insomma semplici, però comunque di patto efficaci, che effettivamente lasciano lasciano il gran punto di domanda, poi chi vuole credere, chi vuole andare a ricercare le teorie alternative può seguirti, approfondire il discorso come su tanti altri argomenti del genere e quindi può darsi le, le proprie risposte da solo. Quindi a me non mi resta davvero che ringraziarti, Max Caranzano, davvero per questa intervista che è stata molto illuminante, chiara, concisa e quindi grazie davvero. Ah, grazie a te di avermi invitato e se ci sarà un riscontro positivo da parte dei tuoi follower sarò ben contento anche di tornare a parlare. Assolutamente, anche perché ci sono tante altre domande su, su, su diversi argomenti come ad esempio Atlantide, questi discorsi qui che vorrei fare, però quello Atlantide, è un altro... Sì. Atlantide sì, no, perché già l'intervista era iniziata con la famosa isola occidente, quindi già mi collegavo perché sto... quindi l'isola occidente. Secondo te era Atlantide? Secondo me sì, <ride> poi non lo so. Mi ho preso male. Vabbè, è, è, è un ambiente, è un argomento talmente vasto che serve un'intervista. solo per... era, Ovviamente sì. era Atlantide, e non sì. l'ho detto per caso, ovviamente. No, no, tra l'altro, una... proprio in questo momento io sto approfondendo altri studi di Atlantide, di altre civiltà. Sto, ad esempio, studiando a l'Atala indiana che è Atlantide dell'India, nel senso siamo lì comunque. E quindi vabbè, off topic, che verrà sicuramente analizzato magari in una prossima intervista, che appunto se il nostro pubblico, se il mio pubblico gradirà, lo faremo sicuramente più avanti. Quindi perfetto, io ti ringrazio di nuovo, Max. E a questo punto non ci resta che salutarti, darti buona fortuna in bocca al lupo per tutte le tue numerose attività che sicuramente ti tengono sempre ben occupato. E ci, 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 ci teniamo aggiornati per una prossima possibile intervista. Ciao a tutti, grazie ciao a tutti. Ciao.